Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 24 febbraio, venerdì dopo le ceneri. Il Signore mi ha ascoltato, ha avuto pietà di me. Il Signore è venuto in mio aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorreste chiamare digiuno e giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nel rintrodurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli ti dirà, eccomi, parola di Dio. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e il Signore sarà con voi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. E allora digiuneranno. Parola del Signore. Per la partecipazione a questo sacramento, Dio Onnipotente fa che, purificati da ogni colpa, possiamo accogliere i benefici della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, il tuo popolo ti renda continuamente grazie per le tue grandi opere e ripercorra nel suo pellegrinaggio le vie della penitenza per giungere alla contemplazione del tuo volto per Cristo nostro Signore.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Una santa giornata, pace e bene.